Eccoci al nuovo appuntamento con Telebelluno Agenda. Vediamo qualche proposta per giovedì 17 ottobre. Cominciamo parlando di un'iniziativa promossa dal neonato gruppo socioculturale ricreativo di Limana, Catarse, in collaborazione con il Comune di Limana, Assessorato alle Politiche Sociali e Biblioteca Comunale di Limana. Vi parlo dell'iniziativa dal titolo Conosciamo il cacao e il cioccolato con Mirko Della Vecchia. L'appuntamento si terrà giovedì 17 ottobre dalle ore 15:30 presso la sala riunioni del Centro Sociale Col del Sole. L'iniziativa ovviamente è aperta a tutta la popolazione. Andiamo avanti con l'attività, vi parlo adesso della mostra Le stagioni di Buzzati, perché c'è tempo anche nella giornata di giovedì 17 ottobre per far visita appunto a questa mostra che è stata inaugurata all'interno di Oltre le Vette, della 23ª edizione di questa rassegna dedicata alla cultura della montagna e che sarà fruibile al pubblico a Palazzo Fulcis fino al 6 gennaio prossimo, con gli orari in questo caso per la giornata di giovedì dalle 9:30 alle 12:30. Andando avanti con le proposte, veniamo adesso a delle anticipazioni per il weekend. Cominciamo da venerdì 18 ottobre. In occasione dell'Open Day sulla salute della donna e sulla menopausa, indetto da Onda per gli ospedali con Bollini Rosa, la ginecologia dell'ospedale di Feltre propone degli incontri individuali con un ginecologo della unità operativa per rispondere ai dubbi sulla menopausa. Gli incontri individuali con il ginecologo per delle consulenze di 30 minuti al massimo sono proprio per parlare singolarmente di questa tematica che riguarda da vicino le donne e sono in programma nella giornata di venerdì 18 ottobre a partire dalle 8:30. In questi appuntamenti è necessaria la prenotazione telefonando per esempio al numero 0439 883570 oppure mandando una mail a urp.fe@aus1.veneto.it. Comunque maggiori informazioni si possono trovare anche sul sito dell'azienda US Dolomiti. Andando avanti con l'attività, parliamo adesso di un importante evento per l'AUS, per il mondo dell'AUS, perché per i 30 anni si regala infatti una nuova sede. Venerdì alle 10:30 del mattino è previsto il taglio del nastro dei locali acquisiti e riorganizzati dal Circolo Hauser al Castello di Feltre, al numero 19 di via Giuseppe Segusini, dove ci sarà appunto l'inaugurazione di questo nuovo stabile. Assieme alla presidente del Circolo Liliana Tomaselli presenzieranno il presidente nazionale Enzo Costa, la presidente regionale Maria Gallo e la presidente dell'Auser provinciale Verena Dall'Omo. L'appuntamento è aperto a tutta la popolazione e poi anche si segnala che sabato 19 alle 20, proprio in occasione di questa ricorrenza dei 30 anni di festeggiamenti dell'attività, è stato organizzato un concerto d'organo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Anche in questo caso, ovviamente, la popolazione è invitata a prendervi parte. Noi abbiamo concluso così con questo. Ultima segnalazione, il nostro momento dedicato all'agenda di Telebelluno. Arrivederci.